Safety Rock, ciao, eccoci qui di nuovo al live delle Safety Rockstar, dove incontriamo tante menti e passioni eh, di persone che vogliono fare la differenza nel mondo della sicurezza perché tengono a questo aspetto. Beh, mi eh, stavo pensando proprio mentre c'era la sigla iniziale, che difficilmente quando si compone un brano musicale o un album è soltanto una persona da sola a fare la differenza. Anche i solisti, non so, prendo bo, Elton John, il primo che mi è venuto in mente, di sicuro ha tutto un team di lavoro dietro, dai produttori, gli arrangiatori, che permettono di trasformare in straordinaria quella che è già una sua grande idea, per esempio la scrittura di una canzone. Ecco, nel mondo della sicurezza mi viene a pensare eh, che siamo un grande gruppo musicale, dove ognuno può mettere del suo per rendere, creare, quella musica che attragga le persone e faccia capire che non stiamo parlando soltanto di regole e leggi, le regole e leggi sono degli strumenti, ma stiamo parlando della nostra vita, del nostro amore per la vita e la voglia di portarla avanti. Di sicuro un grande musicista da questo punto di vista, ovviamente a livello metaforico, è Gabriele Frattini e con la sua band, fra virgolette, della Hoffman Group. Ciao Gabriele, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao, ho detto a livello metaforico musicista. Poi non lo so se suoni qualche strumento. Non solo, sono, sono un trombettista. Allora, vedi, ma, ma sono grande, un trombettista, quindi... perciò non solo in senso metaforico. Una... Quindi trombettista che genere, genere suona? Insomma, chi, chi suona la tromba di solito ama il jazz in tutte le, le sue forme, ma sono un amante della musica in genere, perciò mi, mi piace ascoltarla, mi piace suonarla, in non, ho, non ho confini. Non un genere anticonformista per eccellenza, visto che insomma è fuori da ogni certo. schema il jazz, che tanto, è, tanto Beh, e quindi se ti chiedo qual è il tuo artista o gruppo musicale preferito? Ma guarda, intanto, visto se rimaniamo sulla tromba, uno dei miei artisti preferiti è Chad Becker, che è, un, è stato un grande trombettista, Dico. ma eh, sono anche un amante della musica rock. E uno dei miei gruppi preferiti sono i Pergem, tra l'altro ho appena assistito al loro concerto di Imola, Ah, c'ero anch'io, È, stato, anch anch è stato straordinario, straordinario, sì. non smetterò mai eh, di, 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 di sottolineare la straordinarietà di eh, di veder nel fermare i concerti, l ha visto la fermato due o tre volte e eh, ho letto anche di recente, Bravissimo. non so in un'altra località la sì. persona veramente mette safety first nei, nei suoi concerti, fantastico! Sì, è beh, eh, l'ho apprezzato molto anch'io. È stato esatto. Oltre a essere stato un grande concerto. Beh, beh venendo a noi, eh, te dal 2017 sei della squadra della Hoffman Group, eh, cosa ti ha fatto entrare in questa realtà e di cosa ti occupi? Beh, esatto, io sono responsabile dei dispositivi di protezione individuale di Hoffman Group Italia, ci sono dal 2017 e ho scelto Hoffman perché ho scelto un progetto, ho scelto un progetto che era innovativo, era diverso da tutti i player eh, che in quel momento erano nel settore perché voleva portare prima di ogni cosa, prima del prodotto, la cultura della sicurezza. Ed era per me, che venivo da 15 anni di commerciale, eh, tecnico commerciale, qualcosa di estremamente diverso e, e a cui sapevo di essere votato. E con Hoffman ho avuto appunto questa possibilità da subito. Ecco, la domanda che mi viene anche un po' provocatoria, eh, scusate, ma eh, vendete DPI, chi ve lo fa fare di fare cultura della sicurezza? Tanto andate a intercettare persone che questi DPI ve li comprano. Perché eh, vi prodigate e investite anche sulla cultura della sicurezza? Certo, come sai eh, il, il settore dei dispositivi di protezione individuale è eh, assolutamente colmo di aziende validissime che offrono prodotti validissimi eh, come Hoffman Group, ma eh, serve secondo noi qualcosa di più. Eh, bisogna creare cultura nell'utilizzatore prima di tutto, perché l'utilizzatore deve capire che sia il dispositivo che la sicurezza in sé sono... Eh, argomenti personali estremamente personali che si sì, riguardano il datore di lavoro ma in primis riguardano il lavoratore perciò dobbiamo eh, cambiare il mindset soprattutto in Italia eh, di tutti, noi abbiamo questa, questa grande ambizione e cerchiamo di farlo come si cambia giorno per giorno, si cambia eh, offrendo anche contenuti gratuiti, offrendo formazioni gratuite perché la gratuità eh, di qualcosa eh, la Lasciare a disposizione in mainstream dei contenuti tecnici è per noi fondamentale e, e non, non ci sentiamo eh, defraudati da altri, ma anzi siamo ben contenti di collaborare anche con i nostri concorrenti. Per noi è fondamentale. Beh, generare cultura è positivo e di sicuro non ridurrà poi il business di alcune. Anzi, eh, mi, mi permetti di, di ribadire quello che è su Rock and Safe. Eh, spesso diciamo cioè, che non ci deve essere un aspetto competitivo e a volte, insomma, di eh, come dire, sabotaggio. Quando no. si contribuisce per la cultura della sicurezza, anche i business poi ne trovano eh, giovamento. Sarebbe stupido farsi la guerra quando in mezzo c'è la vita delle persone. Ecco. Eh... Si voglio fare una domanda sulla base di quello che hai appena detto, cioè hai parlato di cambiare il mindset. Posso immaginare, per altri fronti, incontro anch'io imprenditori e lavoratori, che eh, non è sempre scontato che l'imprenditore eh, abbia un'oculatezza particolare nella scelta di IP, piuttosto che il lavoratore abbia questa grande voglia. Lo riscontrate anche voi innanzitutto? Beh sì, è, è il tema che ci si pone davanti ogni giorno. Ci sono sicuramente imprenditori, aziende, lavoratori più propensi a un cambio di mindset e alcuni e tanti fortunatamente l'hanno anche già fatto. Il nostro lavoro è quello proprio di dedicarci a chi ancora non l'ha fatto e non per forza successivamente a un incidente, perché purtroppo in Italia quello che succede oggi nella maggior parte dei casi è questo, si corre ai ripari a seguito di eh, un, un evento diciamo in fausto noi vorremmo arrivare prima e vorremmo insinuarci in maniera positiva nella testa delle persone per far ragionare eh, su queste situazioni perciò questa è secondo noi la chiave ecco, ehm, la, hai ragione, molte volte insomma, si interviene quindi si chiama anche il fornitore di P quando è, è successo il danno e quindi insomma, bisogna rifarsi anche un po' il trucco Certo. Vogliamo evitare tutto questo. Certo. E, da tua percezione, eh, perché? Ora banalizzo, ma per fare l'esempio, perché la, la persona, quindi il lavoratore, eh, fatica a capire che un casco piuttosto un occhiale, piuttosto un guanto, una calzatura, sono degli elementi fondamentali a prescindere dalla legge o dalla valutazione dei rischi? Co cioè. Ma guarda, io sostanzialmente credo che sia un argomento molto semplice, semplicemente perché il lavoratore non è coinvolto nel processo di scelta. Ma c'è un processo di scelta che eh, deriva dall'aspetto normativo, perciò dalle certificazioni, e un aspetto puramente economico che deve esistere, perché le aziende che utilizzano dispositivi fanno business, perciò eh, ci deve essere un controllo dei costi. Ma manca un elemento fondamentale che è proprio il criterio di scelta e eh, il coinvolgimento dell'utilizzatore. Eh, se io vado ad, a comprarmi un paio di scarpe, voglio comprare le scarpe, non voglio, le voglio provare, non voglio che. Eh, qualcun altro le provi per me e mi dica che sono belle, e che sono comode. Secondo me, banalmente, è proprio questo che potrebbe già dare un, uh, un input veramente importante alla cultura della sicurezza. Oltre sì, ovviamente do... a quello che abbiamo, che abbiamo mi detto viene prima, da pensare che in, proprio in questo processo di scelta, dove c'è un coinvolgimento attivo della persona, è proprio anche l'occasione per disquisire del perché un, un tipo di DPI piuttosto che un altro. Quindi, anche in quel momento si fa cultura. Assolutamente conto. è un momento di estrema cultura perché si hanno dai vertici dell'azienda agli eh, stakeholder dell'azienda all'operatore che usa tutti i giorni i dispositivi, perciò che può darci assolutamente un feedback concreto e reale eh, di quello che sta facendo e sta utilizzando. Per noi è fondamentale è un momento di cultura enorme, eh, non sempre capita, ma quando capita cerchiamo di sfruttarlo veramente a pieno. Beh, in questo mondo da migliorare Gabriele, e immagino ti sarà anche capitato dove invece qualche soddisfazione, qualche grazia ogni tanto ti arriva quando date quella buona fornitura che magari cambia le sorti, no? Fino a quel giorno magari facevano fatica a indossare le DPI, poi improvvisamente cambia, cambia un po' il trend, mi è capitato. Guarda, sì, assolutamente e a mio avviso è il premio migliore. Quando hai un lavoratore che ti ringrazia o ti dice nessuno mi ha mai proposto un servizio del genere, nessuno mi ha mai coinvolto in questa maniera, in quel momento tu hai vinto. Hai vinto e ha vinto la cultura, eh, indipendentemente da quello che è il prodotto che tu sei andato a fornire. Ha vinto la cultura perché quel lavoratore dal giorno dopo in poi eh, investirà anche il suo tempo sulla sicurezza. È che è la cosa più importante. Ricordo che quando sì. prendiamo l'abitudine dell'indossare dell il DP, quindi prendersi cura per se stessi, non sappiamo che rimbalzo ha anche a livello proprio comportamentale nella vita. <ride> civile, no? che quando ti prendi cura c'è questa attitudine a fare più attenzioni per sé e per gli altri, e per gli altri. Un, un approccio di Hoffman Group eh, veramente attento tanto da che lo ritroveremo a, ritroveremo a breve nel magazine che insomma sta creando un gran fermento che uscirà a settembre di Rock and Safe, ricordiamocelo in edicola eh, insieme ad Economy e anche qui come mai la scelta di eh, sposare il un progetto così chiamiamolo Strano come Rock and Safe. Cosa vi ha attratto? Strano, è la parola giusta: strano e diverso. Eh, veniamo da un mondo diverso, non ci siamo mai occupati dei dispositivi di eh, protezione individuale prima del 2017. Perciò vogliamo avere eh, un apporto e dare un apporto nuovo eh, e cerchiamo canali di comunicazione diversi perché? probabilmente i canali utilizzati fino ad oggi non sono sufficienti. Sono sicuramente validi, ma non sono abbastanza e abbiamo trovato sicuramente in Rock and Save qualcosa di diverso, di strano eh, che può attirare ancora di più eh, le persone a pensare e questo sentimento è reciproco da parte vostra nei vostri confronti e sappiamo, qui è una comunità nel mondo della sicurezza, ci sono tanti rocchettari, ma non perché hanno il vinile delle Zeppelin in mano, ma semplicemente perché cercano dei de modi di comunicare che sono disruptive, che sono alternativi certo. e quindi tendenzialmente come si cerca il gruppo di pari no e quindi a livello di comunicazione di P, chi fa formazione eh, si cerca e quindi pian piano stiamo vedendo che questa comunità è sempre sempre più ampia quindi ringrazio ecco un'ultima cosa prima di salutarci siamo in scadenza hai detto che i contenuti sono gratuiti quindi avete un canale youtube insomma assolutamente Abbiamo, abbiamo un nostro sito website, un nostro sito internet dove eh, chiunque può eh, scaricare contenuti, scaricare guide, brochure eh, partecipare ai nostri eh, passati e futuri webinar e inoltre organizziamo anche fortunatamente eventi in presenza presso la nostra sede di, di Padova dove mi trovo in questo momento ma anche in giro per l'Italia proprio come, come fate voi insomma perciò Beh, vogliamo portare, aprire le nostre porte a chiunque e dare la possibilità a chiunque di avere questi contenuti, contenuti tecnici e formativi in genere. Quindi sia a livello digital, ma anche insomma una sicurezza in tour, chiamiamola così, certo, eh, certo. anche grazie a Gabriele Hoffman Group e questo insomma ci fa ben sperare perché come ho detto in premessa se siamo sempre di più a suonare questa sinfonia di sicuro, questa sinfonia si farà sentire da qualche parte, il nostro impegno quotidiano. Gabriele, grazie davvero e complimenti ancora per il vostro operato io già vi seguo e quindi invito tutti gli amici di rock and safe di andare a sbirciare nei canali di Hoffman Group e lì magari troverete che in calendario c'è una data nelle vostre vicinanze approfittatene grazie, grazie Gabriele grazie a te grazie a voi alla redazione sempre rock and roll be safe be rock ciao Gabriele beh eh, che dire eh... Noi un po' ci scherziamo con il concetto rock, però insomma re, tante realtà come Hoffman Group ci ha appena dimostrato possono un po' rompere gli schemi del, del proprio settore, quindi eh, unire quella che è la parte commerciale di business a una sincera volontà di, di, di fare cultura della sicurezza. E questo nasce dal principio di eh, fare in modo che le persone vogliano indossare il DPI e non riceverlo e metterselo perché glielo dice una procedura un'istruzione operativa su questo lavoriamo quotidianamente su questo eh, lavorano eh, ad hoffman group e quindi li ringraziamo a noi piacciono tutti gli amici che eh, fanno cultura sicurezza in questo modo e noi ci vediamo la prossima settimana be safe be rock